L'abolizione della zona rossa, in questo senso, è stato anche avanzato un ricorso al TAR da parte di alcuni legali. Con questa notizia si è aperta la conferenza stampa del forum dell'Associazione del Centro Storico, che intendono così ospitare tutte le manifestazioni antiglobalizzazione. Naturalmente la questione della chiusura del centro storico, di tutta la parte vecchia della città, ha scatenato queste associazioni che da tempo lavorano sul territorio nei confronti dei più deboli. Sentiamo prima il presidente dell'UISP Scalabrelli e poi Don Balletto. Facciamo un ragionamento sui diritti costituzionali, un ragionamento sulla libera circolazione per tutti gli abitanti. Credo che Genova debba essere presentata come una città dialogante, come una città aperta, non come una città blindata. E il centro storico di Genova, che è di fatto tante cose insieme, ma ha anche una periferia sociale dove ci sono anziani, handicappati, immigrati, bambini che hanno bisogno tutto l'anno, tutti i giorni di moltissime cose, non possa essere presentata come una zona che di fatto non viene vissuta. Un po' di disagi sono inevitabili, ma un giorno io spero ne avrà qualche fortuna per questi disagi. Soprattutto mi pare che si stia prendendo coscienza che i cittadini hanno diritto di dire la loro. Questo è un fatto democratico, a me fa piacere. Non si otterrà subito tutto quello che si chiede, però intanto si è fatto un passo importante, sia sulla coscienza, sia nel far sapere anche a qualcheduno che non è il padrone assoluto del mondo, c'è qualcun altro che è il padrone assoluto.